Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io ho i capelli da pazzo perché sono appena uscita dalla doccia, ho asciugato quel tantino i capelli e sono venuta qui a registrare. Beccatemi così perché devo registrare questo video adesso, dato che mi trascino la pubblicazione di questo video un sacco di tempo. Ho avuto diversi problemi sempre con l'audio, bla 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 bla, sempre gli stessi discorsi, però anche l'aiuto di un microfono esterno non ha dato i frutti che avevo immaginato. Negli scorsi video avete notato un po', diciamo, una differita tra audio e suono, e il problema era proprio il microfono esterno, quindi ho deciso di togliere tutto e per ora sto registrando con l'audio del cellulare. Speriamo che vada tutto bene. Detto ciò, iniziamo con il video. Oggi avrei voluto farvi un video completo, ovvero farvi vedere questa creazione, diciamo, dall'inizio alla fine, ma dato che ho sottovalutato, devo dire la verità, ho sottovalutato la difficoltà di questa creazione, ho notato appunto che non ci stava tutto in un video. Quindi la prima parte sarà questa e poi le creazioni le vedrete nei prossimi video. Ma di cosa sto parlando? Mi è arrivata, diciamo, qualche mese fa una richiesta di una commissione ispirata a questo artista, ve lo scrivo qua per evitare brutte figure. Questo è il quadro come potete notare, è ben complesso. Ho sottovalutato inizialmente la difficoltà, ma solo mettendomi a riprodurre il tutto mi sono resa conto di quanto fosse geniale questo artista. Premessa: io solitamente evito di diciamo, ispirarmi così tanto a un artista, non è mio solito, però metto anche in conto che quando accetto una commissione devo accettare anche di riprodurre o comunque di ispirarmi a delle creazioni già realizzate, dei quadri già fatti, degli artisti in particolare, e quindi prendo tutto il pacchetto, ecco. Come vi dicevo, in questo video vedrete solamente una parte della creazione, la prima parte, quella pittorica, perché questo sarà un quadretto 3D. Io ho già fatto quadretti di questo genere con all'interno, oltre che lo sfondo dipinto, anche le mie creazioni. Ho già fatto appunto tanti lavori di questo genere, ve ne metto alcuni qua. Questo è il genere di creazioni che preferisco in assoluto. Amo realizzare questo genere di creazioni complesse perché mi permette di continuare a dipingere, perché non lo faccio spesso, quindi è una cosa che a me piace tantissimo e quindi questo genere di creazioni sono il top per me. Anche se spesso sono difficoltose, ci sto veramente tanto, però poi ne vale la pena. Tutto il tempo buttato lì ne vale poi la pena. Detto ciò, iniziamo. Vi faccio vedere cosa andremo ad utilizzare, così voi vi preparate. Prima cosa, ci servirà il supporto su cui andremo a dipingere. Io utilizzo le tele cartonate, voi potete utilizzare benissimo anche le tele, quelle normali col telaio. Se volete sapere la dimensione, è un foglio A4. Poi i colori, io utilizzo gli acrilici, mi trovo benissimo, io dipingo sempre con gli acrilici, ho provato tutti i colori di questo mondo, ma gli acrilici per me sono quelli più ideali, mi trovo molto bene e se non conoscete delle marche vi dico questa qui è la Pebeo oppure potete trovare anche quest'altra marca. Trovate sia i tubetti, questi grossi e questi piccini, ma gli acrilici vengono venduti anche in vasetti oppure in tubicini più piccoli. Trovate poi entrando in negozi d'arte, ne trovate di ogni, guardate, cioè proprio di tutti i tipi, cioè l'imbarazzo della scelta. Poi per stendere gli acrilici vi serviranno i pennelli. Io vi consiglio di munirvi di varie dimensioni, ovvero magari uno grande, abbastanza grande, per riuscire a campire degli spazi ampi, perché se no ci state veramente tanto. Poi una via di mezzo,
che non è né troppo piccolino, ma neanche grande come quello, e poi uno di precisione, quindi abbastanza fine per fare i vari dettagli. E questo ve lo dico per evitarvi di imprecare. Poi un vasetto per l'acqua. Importante un vasetto, perché se utilizzate un bicchiere di plastica e poggiate magari il pennello nell'acqua e lo lasciate, il bicchiere si rovescerà e imprecherete anche lì. E poi una base per mischiare i colori, per prendere i colori. Quindi io utilizzo una tavolozza in plastica ed è riutilizzabile perché basta pulirla e torna come nuova. Una pezzuolina per pulire il pennello e scaricarlo dal colore magari precedente o dall'acqua. E basta, ragazzi, questo è tutto quello che vi servirà. Per quanto riguarda i colori, vi serviranno tutti i colori perché in questo quadro ci sono tutti i colori. Tutti, cioè non ne manca uno. Quindi munitevi di tutti i colori, o almeno quelli primari. E in quelli primari, mi raccomando, dovete aggiungere il bianco e il nero, che sono importantissimi. Poi per il marrone, se proprio vi devo dire un altro colore che non è facile da riprodurre perfettamente, soprattutto alcuni generi di marrone. Poi per il resto potete tenere solo quelli primari. Detto ciò, vi faccio vedere le clip in cui io mi sono messa al lavoro. Ebbene sì, già ho fatto tutto e poi ci ritroviamo qui. Eccomi qua, nuovo giorno, e ne approfitto un po' che la bimba dorme per continuare il quadro. Questa diciamo che è una parte, perché ancora devo fare veramente un sacco di dettagli pitturati e poi posso procedere alle creazioni, però ancora veramente la strada è lunga. Adesso mi metterò a fare questa parte qui, sperando che non si svegli prima. Continuo. Impostazione del tavolo, scusatemi per il caos, però sono giustificata. Quando si dipinge diventa tutto un casino, anzi è abbastanza ordinato, devo dire, di solito è peggio. E ho sistemato il mio tablet qui per ascoltarmi un filmetto, perché c'è bisogno, che sennò io impazzisco. E prima cosa, per prima primissima cosa, vado a cambiare l'acqua, perché è veramente orribile, terribile. Acqua cambiata, diventerà presto nuovamente acqua di fogna, però non possiamo farci niente. E si inizia. Eccoci qui con il lavoro terminato, almeno in parte. Eccolo qui, già l'avete visto, ve lo faccio rivedere. Ci sono stata veramente diversi giorni, però è stato soddisfacente realizzarlo e vederlo finito. Adesso non vedo l'ora di aggiungere le mie adorate creazioni, perché appunto completeranno il quadro e lo faranno diventare magico. Cioè, io amo questa parte, soprattutto del lavoro. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito in qualche modo. Ho cercato di riprendermi il più possibile, ma per vari problemi, varie cose, ho fatto, diciamo, poche riprese.
Spero di migliorare nel tempo, ora la bambina andrà a scuola, quindi avrò molto più tempo per lavorare e per sistemare un po', soprattutto la fotocamera in qualche modo, per poter riprendere bene il lavoro come un tempo. Prima avevo il braccino, adesso lo devo ritrovare, un braccino di questo genere, perché quello lì mi si è rotto. Non ho più trovato quel genere di braccio e mi sono persa. Anche perché dovrei realizzare il videocorso, il terzo videocorso. Speriamo, io vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!